Puoi cominciare? Cominciamo. Bene. Ecco, allora innanzitutto si sente o no? Se, Si sentite sente, tutti, sì. sì. Innanzitutto, buonasera a tutti. Sono molto contento di essere qui con voi questa sera dell'invito che mi avete fatto. Lo scopo di questo incontro è molto semplice: cercare di conoscere un pochino di più per poter amare di più, soprattutto in questo periodo. Allora, io ho diviso quello che vi voglio dire in tre parti. Nella prima parte andremo a vedere dove siamo, a che punto siamo. Nella seconda parte andremo a vedere il nostro compito come credenti, perché vedete, parliamoci in modo subito chiaro. Mi rivolgo a tutti i credenti che sono collegati. Il credente ha una visione completamente diversa rispetto a quello che sta capitando. Il 90% di quello che sentite in televisione non è la visione dei credenti. Una volta che avremo visto qual è il nostro compito, termineremo su quello che io ritengo l'afflato di Papa Francesco in questo periodo. In questo periodo Papa Francesco ha emanato due grandi documenti. Uno, il patto globale sull'educazione, e la seconda cosa, la Fratelli Tutti. Ecco, questo è un po' il programma. Cercherò di non parlare, di starci nei 45 minuti, non di più. Allora cominciamo dalla prima parte. Andiamo a vedere dove siamo. Gira pure, Don Andrea. Ecco, vai alla slide. Ecco, vai avanti ancora. Ecco, com'è il mondo oggi? Guardate, una volta la norma e la regola muoveva il mondo, questo lo sappiamo. Poi c'erano pochi stimoli. Se tu vai in montagna con pochi stimoli, vai in profondità. Sapete perché noi siamo capaci di ascoltare? Non perché siamo più bravi dei nostri figli, ma perché abbiamo vissuto in un tempo con pochi stimoli. Oggi è da pazzi che un insegnante pretenda che un bambino di 6-7 anni stia zitto per 10 minuti, non ne trova neanche uno. E se c'è qualche insegnante collegata, mi ascolti. Non sto dicendo ragione o torto, è tutto un altro mondo oggi. E una volta com'era il mondo c'erano due cose: l'autoritarismo e l'autorevolezza, stima dei nostri vecchi, stima dei nostri professori, c'era tutta questa roba. Però c'era anche l'autoritarismo, avevamo paura a dire quello che avevamo in cuore certe volte, quante emozioni trattenute. Bene, ma a noi interessa il mondo oggi. Cos'è che muove il mondo oggi? Sono le emozioni. Il mondo è completamente cambiato. Umberto Galimberti, questo filosofo, ci dice che in questi ultimi 40 anni sono avvenuti tantissimi cambiamenti, molti di più di quelli che dei 1940-80 che ci sono stati prima. È avvenuta una rivoluzione. È un mondo pieno di stimoli, pieno, pieno. Facciamo fatica a stargli dietro. Ma una cosa deve essere chiara a tutti quelli collegati: non ci deve essere un credente che si lamenta, perché se lo fa è contro Dio. Contro Dio. Sapete perché? Sto parlando a della gente che crede. Noi dobbiamo pensare questo: che Dio ha amato in modo infinito la nostra epoca, come ama in modo infinito questa epoca. Se non partiamo da qui, noi non capiremo niente di quello che sta capitando. Bene, però a differenza di una volta, oggi siamo un po' in crisi. Facciamo fatica. Ancora prima della pandemia eravamo in crisi, sapete. Da un punto di vista educativo eravamo pienamente in crisi. Anche se io con la parola crisi non intendo una cosa negativa, non è una cosa negativa, c'è una sofferenza. Bene, in questa crisi
arriva la pandemia, vai pure avanti, arriva la pandemia, che cosa succede? Sembra quasi che piova sul bagnato, vai pure avanti. Vado avanti, che quando entra qualcuno devo ricominciare. Vabbè. Quindi... Allora, eccoci qua. La pandemia, diamo uno sguardo a quello che è capitato. Innanzitutto, è stata inaspettata. Io ho 64 anni, non è mai capitata una roba di questo genere. E le cose inaspettate, all'inizio, quando non si capiscono soprattutto, ci fanno paura. Ancora adesso abbiamo paura. Acchiariamo bene una cosa. È giusto avere paura. Non dite più a nessuno di non avere paura. Avere paura è una reazione umana giusta. Quello che conta è la risposta che io do alla paura. È la risposta che io do, guai se non avessimo paura. Anzi, nei primi tempi della pandemia, vi ricordate febbraio, marzo, aprile, con tutta questa tragedia, addirittura c'era l'angoscia, perché non sapevamo bene cosa fare, ancora gli studi non c'erano, adesso abbiamo preso un po' le misure. Però la pandemia ha portato e porta morte, ha portato sofferenza, addirittura ci ha portato una cosa che sembra quasi contro il cristianesimo, il timore dell'altro, la paura quasi del contatto con l'altro, quando noi sappiamo, spero che i collegati lo sappiano, perché se non la pensano così è meglio che vadano via subito, che per un credente l'altro è un dono di Dio per me. E invece il contagio ci pone quasi a questa separazione dall'altro. Bene, eravamo in crisi, arriva la pandemia, questa crisi diventa esagerata, sembra proprio che piove sul bagnato, veramente una cosa che dici, ma cos'è capitato? Bene, di fronte a questo che è capitato, ci sono due grandi errori educativi relazionali. Andiamo a vedere gli errori che noi non dobbiamo compiere, ma che in televisione è pieno di questi errori qua. Andiamo avanti. Però, prima di parlare degli errori, vai pure avanti, Don Andrea. Ho capito. Prima di parlare degli errori, vorrei dirvi una cosa. La dico subito così almeno ci chiariamo bene le cose. Sto parlando dei credenti. Ho sentito preti dire cose che se venisse Gesù li ribalta subito. Ho sentito gente che ha sfigurato il volto di Dio quando mi vengono a dire che questa è una punizione di Dio. Toglietevelo dalla testa. Il padre Livio di turno, io non so che farmene, quando arriva a dire che è Satana che procura questo o che è un castigo. Questo è contro Dio. Io ho 64 anni, sono un credente. Con tutta la mia vita dirò che Dio non c'entra niente. Ricordiamoci questo. Dio non ha voluto nessun coronavirus. Dio non, dove c'è il male, Dio non vuole il male. Ma, dato che Dio è amore, Dio dà a noi la capacità di trasformare questo male. Ricordatevi, Dio è sempre qui con noi, ma non c'entra niente con il coronavirus, è colpa nostra, è causa nostra di noi esseri umani, non di Dio. E non facciamo fare a Dio le cose dove lui non c'entra nulla, anzi, lui c'entra fino in fondo perché ci invita all'amore, a trasformare questo male in amore, ma ci arriveremo dopo. Però e sia ben chiaro che nella vostra testa non ci sia mai questa associazione qua. Le risposte scomposte che avvengono quali sono? Lo scoraggiamento, le continue lamentele, le aggressioni. Se voi accendete la televisione è uno sfogatoio unico. Addirittura a dire bisogna mettere delle regole tutte rigide, altrimenti non c'è niente da fare.
Questo è una delle risposte più sbagliate a questa crisi. L'altra risposta è di quelli che i superficiali di turno quasi che non negano. Anche questa è contro Dio. Dio è impastato nella realtà per renderla sempre amore. Anche la realtà negativa, Lui è qui con noi per aiutarci a trasformare in amore. Non c'è nulla che va buttato via in Dio, c'è tutto che va trasformato in amore. È importante che abbiamo le idee chiare su questo. Non facciamo quelli che si lamentano la mattina e la sera, e anche qui Don Claudio lo sa benissimo, i preti che sono collegati lo sanno benissimo. Ma scusate, in chiesa si va a messa e poi si esce e ci si lamenta dalla mattina alla sera. Ma Gesù vi ribalta tutti, sapete. Chi si lamenta e chi brontola è contro Dio. Sapete perché la gente non viene più in chiesa? Io ho la mia idea. Perché il cristiano non bisogna andare a messa perché ce l'ha detto il prete, ma figurati te. Si va a messa perché si è attratti dall'amore di Dio e si è attratti perché in chiesa c'è gente che ha la gioia, c'è gente che quando va lì ha la passione di stare con Gesù e esce, espande attorno a sé luce. Se invece i credenti escono come un sacco di gente lo fa, espandono lamentele, brontolamenti uno contro l'altro e danno la colpa a destra e manca, ma chi me lo fa di andare in chiesa? Bene, questi sono gli errori che vengono fatti in queste circostanze. Facciamo un passo avanti, andiamo a vedere allora cosa fare. Chi siamo noi? Io dico sempre che noi siamo come un pellicano, che è un uccello che vola in alto e vede le cose in un modo differente. Noi dobbiamo vedere le cose in un modo diverso da come lo vedono gli altri, ok? Il cristiano vede diversamente. Certo, andremo in paradiso perché ameremo, però noi siamo facilitati perché vediamo diversamente. La seconda cosa, quando abbiamo visto, scopriremo che è possibile trasformare questa negatività in amore. È possibile perché Dio ci precede con l'amore, ci precede sempre. Sono i preti che non sono capaci di dirvelo, io ogni tanto li mazzolo i preti, che se fossero capaci di attrarre. E poi vedremo, una volta che vediamo le cose in un modo diverso, quale scelta dobbiamo fare. E poi arriveremo all'ultima parte, ok? Bene, allora andiamo a vedere cosa vuol dire la nuova visione, ok? Non pensate che siamo noi a vivere questi, siamo stati solo noi nelle epoche a vivere questo. Ai primi anni del cristianesimo c'era tutto un vento contrario, sapete? Una società tremenda. E c'è un pezzo bellissimo di una lettera a Dionieto. Dionieto era un pagano e le prime comunità cristiane volevano spiegare ai pagani che cos'era il cristianesimo. Perché anche voi che siete collegati, siete capaci di dire alla gente che cosa dobbiamo fare in queste circostanze qua? Siamo capaci noi credenti che cosa di dire alla gente quando il vento è cattivo come questo? Siamo capaci di dire quando c'è la tempesta cos'è che serve? Perché io l'ho sentito da pochi, sapete. Perché se noi non lo diciamo, che cristiani siamo? Che credenti siamo? Bene, sapete cosa c'è scritto in questa lettera? C'è scritto così, che i cristiani sono un po' come tutti gli altri, ma è come se vivessero in un'altra patria. Non uccidono i bambini, non fanno le cose, cioè i cristiani vedono le cose in un modo diverso. Andiamo a vedere che cosa è la visione cristiana. Innanzitutto, noi vediamo la realtà con due circostanze, che tutto è dono di Dio o anche il male che non è dono di Dio, noi lo possiamo trasformare in amore.
è importante che abbiamo questa visione qua, questa percezione qua. Ma voi potreste dire, ma come faccio io a trasformare in amore questa cosa qui che è oggettivamente una tragedia? Dove ho questa forza qua? Ma non ho la bacchetta magica. E poi Dio sembra quasi che taccia. C'è una corrente teologica che si chiama Teodicea. La Teodicea parla del dolore innocente. In questo tempo di pandemia c'è venuto questo pensiero. Ma Dio non interviene? Ma quanti anziani che muoiono? Tutta questa sofferenza qua, magari non c'entrano niente. C'è venuto questa domanda su Dio. Ma noi non ci rendiamo conto che Dio ci precede nell'amore. E come fa a precederci? Andiamo a vedere come fa. Gira la slide. Vedete? Innanzitutto, la prima roba che fa Dio ci rende capaci di trasformare tutta questa roba qua. Sì, quando ci dicono che siamo immagine di Dio, che cosa vuol dire? Andate a prendere la Spe Salvi di Benedetto XVI. In questa scritto qua dovete riprenderla tutti. Nella prima parte il Papa Emerito fa l'analisi della società e arriva a dire siamo in crisi, come me. Poi lui dice a questo punto ci vuole un colpo d'ala e usa questa frase e scoprire che la speranza è già in noi. Ma cari credenti, che cosa siete credenti a fare? Se non capite che già è in noi la potenzialità d'amare, che Dio ce l'ha già data, ci precede già. Quando il pretino dice che siamo immagine di Dio, smettetela di andare a dire ste robe qua ai giovani, perché non vi capiscono. I giovani non vi capiscono, le chiese si svuotano, i preti si devono convertire. Nel Vangelo io mi sono sempre chiesto perché Gesù si è fatto chiamare maestro. Mica si è fatto chiamare filosofo, mica si è fatto chiamare teologo. No. E sapete chi è il maestro? Il maestro è colui che spiega in termini semplici le cose alte. Un maestro spiega ai propri allievi come sono fatte le cose, ok? Bene, se noi siamo credenti, dovremmo essere capaci di spiegare in modo semplice ai ragazzi, ai giovani, che cosa vuol dire essere immagine di Dio. Perché se non glielo spieghiamo, loro non lo capiscono. Perché essere immagine di Dio è una cosa stupenda. Ve l'ho già detto nella vostra comunità. Un bambino ha i cromosomi del papà e della mamma e ha i cromosomi di Dio. Tutti ce l'abbiamo, credenti e non credenti. Cromosoma vuol dire che c'è dentro, vuol dire che è già l'eredità d'amore che Dio ci ha lasciato dentro tutti. Quali sono? Il primo, che siamo esseri relazionali. Ma perché in tutte le scuole dell'infanzia ci sono delle suore collegate, non educhiamo alla relazione tutti i bambini? Tutti. Perché ancora ho sentito cristiani che parlano dell'identità cristiana, il padre Livio di turno dell'identità cristiana. Quanto siamo stolti. Gesù è morto per tutti, per l'islamico, per l'ortodosso, per tutti. È solo amore. La nostra identità è solo quando moriamo per tutti. La seconda cosa, il secondo cromosoma che abbiamo è che noi siamo programmati per l'amore. Prendi qualsiasi persona scassata, qualsiasi bambino scassato, incomincia a volergli bene e dopo un po' funziona. Perché? Vi ricordate San Giovanni della Croce? Dove non c'è amore, metti amore e troverai amore. Quindi noi abbiamo la capacità di trasformare questo tempo cattivo in amore, perché Dio ce l'ha già dato, già nel momento in cui siamo nati. La terza cosa, il vero genera gioia. Quanto è penoso vedere le chiese, con gente che va in chiesa e si lamenta con la faccia giù. Ma scusate, non sto dicendo che non si soffre, certo che si soffre, ma noi abbiamo la speranza dentro.
perché Gesù prima di morire dice ai suoi discepoli e che la vostra gioia sia piena. Non lo dico io questo. Se uno è un credente e non dà il senso a quello che vive e non ha la gioia dentro, non lo è credente, punto. Non lo è. E allora non attira nessuno. Quarto cromosoma di Dio. È sempre possibile ricominciare, sempre. Vale di più un ragazzo che sbaglia 100 volte e si rialza che l'altro che non canna e non sbaglia mai. Ma certo! Ma sapete che Dio se ne frega dei nostri peccati? Non gliene frega niente. A Dio non gliene frega niente neanche dei nostri orientamenti sessuali. Perché Dio è solo amore. Ma la volete, la vogliamo capire che Dio è qui con noi e si consuma con noi. Siamo, perché è venuto Gesù? Ma non ve lo siete mai chiesti per quale motivo? Perché è stato attratto dalle nostre miserie, sapete, dalle nostre fragilità. E quando io sento ancora preti che dicono che questo mondo è occupato dal demonio, questo qua è contro Dio. Perché questo mondo è fragile. Dio l'ha talmente amato che si è impastato con noi. Certo che c'è anche il negativo, ma la nostra strada è amarlo, è metterci dentro. È tutta un'altra cosa da come ce l'hanno detto alcuni, sapete. Il cristiano è colui che si sporca le mani dentro. Viva Dio, Gesù è venuto per quelli, per noi o no? Ecco perché a lui non gliene frega niente che tu sbagli 1000 volte, purché ricominci, purché ricominci, ok? Perché se tu ricominci, lui ti dà tutta la forza. E per ricominciare occorre l'unica cosa più bella che esista fra gli esseri umani. Sapete che cos'è? È l'umiltà. Essere umili non vuol dire essere deboli, vuol dire essere intelligenti al massimo. Perché l'umile capisce che siamo tutti sulla stessa barca, che dobbiamo stringerci, che non bisogna tirarsela. E la quinto cromosoma è che noi abbiamo l'infinito in noi, abbiamo 3 orecchie. Mi raccomando, dopo questa conferenza dovete dire a tutti i vostri figli che hanno 3 orecchie. Queste 2. E il 3° orecchio è quello del cuore, che è capace di ascoltare lo spirito, il trascendente, l'amore. I preti fanno un po' fatica a dirlo questo. Sapete perché? Stasera li macciolo un po', ma intanto mi conoscete. Sapete perché? Oh! Lutero si era accorto di questo. Poi Lutero ha sbagliato. Che era il tempo in cui i preti, per poterti perdonare i peccati, dovevi pagare l'indulgenza. Se viene Gesù ci ribalta. Bisogna pagare qualcosa. Oppure per arrivare a Dio devi andare in chiesa e loro sono il prete che fa da mediatore con Dio. Sì, che serve. Invece Dio non se la tira, è popolare, è pratico, in modo tale che la vecchietta di montagna, che non sa niente di psicologia e pedagogia, può avere un rapporto personale con Dio pratico, perché inabita dentro di noi, è lì, è a portata di mano, lo capite che la Trinità è a portata di mano, perché Dio lo si può raggiungere pur con tutte le dimensioni, perché Lui viene dentro di noi. Allora, adesso che abbiamo visto che Dio ci precede, andiamo a vedere quale scelta fare. Gira la baracca. A questo punto, signori, abbiamo una scelta, ok? E se non la fate, spegnete che è meglio, perché alla mia età, se non vi dico ciò che ho in cuore, cosa sono qui a fare? La scelta, quella che sentiamo nel 90% delle volte che attendete la televisione o di qualcuno per la strada, è quella di malcontento, paura, diffidenza, i ciacolamenti del Duccio De Filippi, clerici, tutta sta gente che andrebbe, se non fossi credente, bruciata lentamente, sarebbe un'opera di carità se facessimo questo. Oppure abbiamo il padre Livio di turno che vede il demonio dappertutto. Ma sapete, provate, guardate, fate questo esercizio qua. Voi dite io ce l'ho un po' con lui. No, perché ci vuole pur qualcuno che parli di Dio. Ogni volta che voi lo ascoltate, sempre parla del demonio. Ma questo qua è fuori dall'ascia. Invece, allora, e non solo,
La depressione, certo che capisco che si vada in depressione, è la prima malattia d'Europa la depressione, quando c'hai paura. Bene, qual è la nostra scelta? Perché vedete, se non diamo luce noi, chi la dà? Ma che cristiani siamo? Aspettiamo che arrivi Gesù con la bacchetta magica? Nei tempi difficili Dio chiama i suoi a stringerci e a dare luce. C'è una scena che ci fa capire cosa dobbiamo fare. C'è un bel documentario che parla... Avete mai visto il documentario del polo artico, dove ci sono i pinguini che quando c'è il vento molto forte, sapete cosa fanno? Si stringono tutti insieme per resistere. È la stessa roba che Dio chiede a ciascuno di voi, che siete collegati, identica. Vi spiego come fare. C'è stato il priore della comunità di Bose, si chiama Luciano Manicardi. Lui dice questo, che il tempo che stiamo vivendo è paragonabile alle doglie del parto. Le doglie sono dolorose, voi mamme ce lo insegnate a noi. Oppure è paragonabile a una giornata piena di nuvole, tutte nuvole. Bene, sapete che cosa dice Manicardi? Che noi, e anche tanti preti purtroppo, siamo diventati esperti a parlare delle nuvole, esperti a parlare delle doglie. Su quello vi garantisco siamo capaci tutti. Voi accendete la televisione e tutti i dolori sono descritti in tutti i modi, in tutti i modi. Non sto dicendo che non stiamo soffrendo, ma guardate, lo dicono tutti, ok? Bene, adesso io parlo a nome dei vostri figli, ok? Dei vostri figli, dei vostri figli dagli 0 ai 20 anni. Noi siamo il mondo dei grandi e anche dei credenti, perché ci proclamiamo cristiani. E gli dobbiamo dire ai nostri figli come devono crescere, in che mondo devono crescere. Accendono la televisione, gli dicono che questo mondo fa schifo, che tutto è negativo. La maestra gli fa tutta la predica, che voi sapete che le maestre, io cambierei tutta la scuola è ferma. Tutta. Anche le mamme dai 7 anni dovrebbero sparire, ma trattieniti Ezio. Poi sentono noi genitori che brontoliamo, scusatemi, io ho 18 anni e voi mi presentate un mondo di grandi che è una sfiga, una rogna, è tutto negativo. Sapete che cosa faccio? E ditemi se sbaglio, sapete che cosa faccio? Ma scusate, io me la godo fino in fondo. Vado con un sacco di donne, droga, sesso e alcol. E ditemi se ho torto. Per quale motivo io debbo sacrificarmi e crescere se voi mi dite che questo mondo fa schifo? Ma io godo fino in fondo tutta la mia gioventù e mi godo fino in fondo. Io sto esagerando, ma guardate che questa è la causa. Senza luce, come fa un giovane ad avere un progetto a lungo termine? Voi dite, ma questo mondo, ma facciamo fatica, sì. Ma Dio chiama noi a dare la luce. Perché Dio ha il massimo rispetto di noi, sapete? Non è che ci tratta come burattini, che manda il miracoletto, che fa sparire tutto, così noi siamo i suoi sudditi. No, ha talmente stima e ci tratta con una dignità così grande che dice, io ti do la forza perché tu testimoni a tutti l'amore. E come si fa? È molto semplice, sapete? Pratico. Cominciate, Manicardi dice, perché non cominciamo a parlare del bambino che sta nascendo? Perché non parliamo del sole che scioglie le nuvole? Da domani mattina il 90% del vostro linguaggio deve essere positivo. Rilevate il positivo dalla gente. Amate, state vicino a tutti. Se non fate questo, noi non amiamo. Allora abbiamo fatto la scelta. Adesso andiamo a vedere cosa ci dice Papa Francesco. Adesso lo possiamo capire di più, perché senza questa premessa che vi ho fatto noi non capiremmo Papa Francesco. Questo Papa qui è un po' fuori di testa, sapete, nel senso bello del termine, ha un rapporto diretto con lo Spirito Santo, veramente diretto. Lui che cosa fa? La prima cosa che fa dice, bene, bisogna dare luce. Voi potreste dirvi, ma aceti, ma io sono venuto su in un certo modo, e dove vado a beccarmela questa luce?
È semplice. Se avete un rapporto con Gesù, la luce è molto semplice. La prima roba che fa, fa la stessa roba che Gesù faceva quando è venuto sulla terra. Dopo 3 giorni, Gesù lo volevano ammazzare, sapete? E sapete perché? Perché ha tolto le categorie, ha tolto la mentalità dell'epoca. Se noi non togliamo la mentalità del tempo adesso, che cosa vogliamo dare di bene agli altri? Bene, la prima roba che facciamo, ci togliamo la mentalità che ci abbiamo in testa, ci rinnoviamo, gira la baracca. Ok? La prima cosa che dobbiamo fare per avere luce, per vedere le cose con la luce, dobbiamo avere la mente libera, togliere le categorie che abbiamo in testa. La prima categoria è sul carattere. Ve l'ho già detto quando sono venuto da voi, che nessuna persona collegata si permetta di dire a qualcuno che è un brutto carattere, perché questo è falso, è contro Dio. Non c'è il carattere bello e il carattere brutto, c'è il nostro carattere, che fino a quando non ne siamo padroni delle sue difficoltà, lo stesso carattere, se ne divento padrone eccezionale. Provate a dire a un bambino che è cattivo, vi cresce cattivo. È devastante. Quindi, quando vi vedrete con qualcuno, non pensate mai che ci sia il carattere bello o brutto. Pensate al vostro carattere. A volte l'avete usato male e avete fatto del male, ma quando lo usate bene è eccezionale. E i cristiani sono i primi che rilevano il positivo di tutto il carattere dell'altro. La seconda mentalità sbagliata che vi dovete togliere dalla testa è quella che fanno le maestre, quello che fanno il papà e la mamma, i preti, che pensano di essere i capi. Io sono il parroco e so che cosa è giusto per te. Un prete in una parrocchia deve essere zero. Sapete cosa vuol dire zero? Niente. Uno zero d'amore. Ma fanno fatica a capirla. Perché gli apostoli facevano fatica, sapete? Gesù gli aveva fatto tutti quei miracoli lì. Vi ricordate la scena? Fa tutti i miracoli. A un certo punto arriva l'ultima cena. E Gesù che cosa fa? Così capirete, le maestre capiscono che cosa vuol dire autorità e anche i padri capiscono cosa vuol dire autorità. Sapete cosa fa Gesù? Era il capo di tutti. Si mette a lavare i piedi. E Pietro, che non capiva niente, no, non farlo, signore. E Gesù gli dice, guarda che se non lo faccio tu non vieni con me. Ma questa è l'autorità, sapete? Cosa vuol dire questo? Che nella relazione fra marito e moglie, genitori figli, papà figli, professori studenti, parroco, eccetera, non vi capiterà mai una volta in cui uno ha ragione e l'altro ha torto. Mai, 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 mai. Cosa? Ho detto mai, sapete? E sapete cosa vuol dire questo? Che tutti i colloqui che voi avete con tutte le persone, tu devi sapere che tutte e due avete ragione. Anche l'altro ha ragione. Mi piacerebbe fare la psicologia evolutiva. Quando la mamma dice, mio figlio fa i capricci, quella mamma lì non capisce niente. Lavoro da 40 anni con i bambini. Non ho mai trovato un bambino capriccioso. Ha una logica diversa da noi. Quando voi fate una roba, perché la fate? Perché vi sembra giusto. Così quando un bambino si butta per terra, lo fa per lo stesso identico motivo mio, perché a lui sembra giusto. Certo, la sua logica è diversa, ma potrei farvi 1000 idee. Sapete cosa vuol dire questo secondo paradigma? Che quando siete in giro, Gesù ci invita a costruire relazioni con tutti, con tutti, con tutti, con tutti. E che non c'è mai uno che ha ragione, tutto e l'altro torto, tutti. Il terzo paradigma è sull'amore. Per favore, l'amore si impara. I preti questi fanno fatica a capirlo, perché non vivono a qualcuno forse, ma vivessero in comunità. Pensano ancora, cioè, abbiamo ancora tutti i precetti, no, del matrimonio, il matrimonio indissolubile, certo che lo è per l'amor del cielo. Però che cosa ci sta dietro? Mica tutte le robe belle che pensano loro, tutta quella roba lì, il 100% delle coppie collegate con me, molte volte voglio di scappare via, non meritiamo, non raccontiamoci col cuore in mano. Il matrimonio è duro, ma felice, perché l'amore è sempre possibile. Certe volte abbiamo la voglia di scappare via, ma sappiamo, dobbiamo avere in testa che è sempre possibile. A volte amiamo con l'intelligenza, a volte con la volontà, a volte il sentimento non c'è, amiamo con la volontà. Questo è l'amore, questo carburante qua. Non appena si abbassa l'attrattiva scappo via, no. Bene, se impariamo a togliere queste categorie, allora siamo pronti,
sapete che cosa vi capita? Provate a farlo domani mattina. Se voi fate così, quando incontrate qualcuno, capite cosa dice Gesù. Innanzitutto lo senti come tuo fratello, perché la relazione, anche lui ha le sue ragioni. E poi ci sentiamo tutti figli dell'unico padre. Questa è vivere insieme. Allora arriviamo al cuore della Fratelli Tutti, adesso che ci siamo tolti tutto, al cuore dell'enciclica. Vai avanti. Nell'enciclica Fratelli Tutti, vi ricordate, il buon samaritano è il cuore dell'enciclica, la parabola del buon samaritano. E c'è scritto che lui va, cura l'altro, eccetera, ma c'è una roba prima, che parlano poco, il Papa ne parla, c'è scritto ne ebbe compassione. Probabilmente quello lì che scende da cavallo era abituato ad avere compassione, l'era mica solo quella volta lì, sapete? Per lui era normale che quando vedeva qualcuno che aveva bisogno provava compassione. Quello è il vero credente, cioè aveva una visione di tutto quello che capitava che partiva dal cuore, da come vi ho detto io. Questo è avere compassione. Allora lui scende da cavallo, fa, si dà da fare, eccetera, perché ha questa roba qui. Senza questa roba, dopo un po', non ce la fai. Questo è quello che ci chiama Papa Francesco. Perché? Cosa vuol dire avere compassione? Innanzitutto vuol dire vedere l'altro come mio fratello. Secondo, vedere il positivo dell'altro. Sapete chi ci ha insegnato questo? Beh, questa è la sua settimana, è la settimana dell'educazione. San Giovanni Bosco, che quando sono venuto da voi vi ho detto di ammalarvi dalla sua stessa malattia, o no? Era malato di positivo. Parlo alle insegnanti, ma tutte le scuole professionali da dove sono nate? Da questo uomo che andava a trovare i carcerati, quindi persone negative che avevano rubato. E sapete qual era il suo problema? La prima cosa che chiedeva ai carcerati era: ma tu che cosa sei capace di fare? Dimmi una roba che ti piace. E quando questi uscivano, li mandava a fare quelle robe lì. E a forza di fare il bene, si dimenticavano di fare il male. Questo è Dio, sapete? Noi pensiamo che una persona, perché ha fatto tanto male, sia sfigata in eterno. E come lui ha avuto quell'educazione lì, sarà un rognato in eterno. Ma va. No. No. Allora capite che la prima roba è una visione positiva dall'altro. La seconda cosa: bisogna soccorrerlo adesso nel presente. Non è che devo aspettare di essere pronto a diventare credente, ma figurati. Voi dovete solo farlo adesso. Il cristiano o è nel presente o non è. Altro che il demonio che ha fatto questo, aspettiamo la miracolo della Madonna. Ma certo che tutta la Chiesa è qua con noi, ci mancherebbe. Ma siamo noi la Chiesa, siamo noi i primi, no? Siamo noi, non aspettiamoci sempre che il prete ci dica, a parte che non è capace, quello che dobbiamo fare. Ascoltiamo Gesù in noi che ci dice quello che dobbiamo fare. Perché vedete, il vero compagno è lui. Se non avete un rapporto con Gesù, ma cosa riusciamo a capire di questo? Bene, cosa vuol dire soccorrere nel presente? Semplicemente guardare l'altro come Dio guarda noi. Sapete come vi vede Dio? È semplice. Siete mai andati a confessarvi? Andate. Gli racconti le tue paturne, tu vieni via, c'è lo sgaruchino. Sapete cosa pensa Dio? Dovreste farlo anche voi. Sapete cosa pensa? Dio è cieco, sordo, muto. E ha un problema. Il più grave problema che esista. È innamorato. È cotto. Vi siete mai innamorati di qualcuno? Quando tu ti innamori, innanzitutto Dio, l'altro problema che ha è che non si ricorda più nessun peccato, perché lui una volta perdonato, e poi è cotto di noi, è cotto. Ma vi rendete conto? Se lui è cotto di noi, chi siamo noi per non dimenticare i piccoli dispiaceri o i piccoli ingiustizie che abbiamo ricevuto? Saremo degli stolti. Ecco perché è talmente saggio vivere nel presente. E allora chiudiamo con il nuovo umanesimo. Gira la baracca. Andiamo a vedere
queste cose ve le avevo già un po' raccontate, ma rivediamola con la luce della Fratelli Tutti. Questo deve essere il testamento di sempre, ma soprattutto di questo periodo che è faticoso. La prima roba, prendere atto dei pensieri dell'altro. L'ascolto, l'ascolto, l'ascolto. Noi dobbiamo essere come Maria, questa donna che aveva Gesù bambino. Sapete cosa ha fatto la Madonna? Smettetela di pensare che la Madonna appare solo. Queste sono le... Ma sì, ci sarà l'apparizione, ma non è mica questo, sapete. Maria era la donna, la vera donna, che si è abbassata allo sviluppo evolutivo di Gesù. L'ha fatto diventare grande e mentre Gesù diventava grande cambiava lei. Questa è la vita. Ecco perché noi non possiamo invecchiare mai. Un credente non invecchia il corpo, ma lo spirito è sempre giovane. Allora noi facciamo come Maria, che in questo periodo di pandemia ascoltiamo tutti, ascoltiamoli fino in fondo, diamo questo spazio di ascolto. La seconda cosa, quando li abbiamo ascoltati, cerchiamo di vedere il positivo, stiamo vicino con chi soffre, piangiamo con lui, ma sempre devono sentire una parola di incoraggiamento, non di lamentela. Noi non andiamo ad aumentare la croce di chi ce l'ha già. Dio ci ha chiesto di stare con Lui a prenderla su di noi, questa fatica. E questa è la nostra scelta, sapete, non è un'altra. Ecco perché un cristiano che si lamenta è contro Dio. Io non ho problemi a dirlo. È che non siamo abituati. Pensiamo sempre che ci devono spiegare. Ma c'è già in noi la forza. Dio ci precede. Poi c'è un'altra roba che non vi ho detto, che c'è lo Spirito Santo. Non pensate mica che sia una roba che svolazza, una roba difficile. I preti fanno tutti i discorsi teologici perché loro non lo sanno. Lo Spirito Santo è una luce presente in noi di una leggerezza stupenda che parla sempre. Basta che noi umilmente entriamo in noi e la sentiamo, ed è sempre una luce che ci invita all'apertura, all'ascolto, al voler bene. E questo, sapete, non è un'altra roba. E più ti impratichisci, più senti che è bello, e non è una cosa contro le tue idee, anzi purifica le tue idee. La terza, senso e controllo della vita, non c'ho tempo. Il quarto, l'essere degni d'affetto, che bello. Ve l'ho detto la volta scorsa, non mandate mai a letto nessuno senza averlo salutato. Vostro figlio ha fatto disperare, ti siedi vicino al letto, non ne posso più di te, sono stanca morta, hai sbagliato qua, 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 qua. Ma la parte finale, sostenete sempre. Ti ho detto quello che pensavo, sono sicura che domani farai meglio. Questo è un obbligo, avete capito? Non è facoltativo. Un prete che non sostiene è contro il volto di Dio. Un credente che non sostiene, può capitare qualche volta per l'amor del cielo, ma che non ha come prassi questo, che speranza dà? Che luce dà? Questo è quello che Gesù ha fatto da noi. Noi non eravamo degni d'affetto, ma Lui è venuto, ci ha dato tutta la luce, ci ha dato il sistema per andare, noi l'abbiamo messo in croce perché siamo scemi, e Lui fino alla fine ce l'ha dato. E l'ultimo, io voglio che le vostre comunità abbiano un'immagine positiva. Positiva non vuol dire che noi ce ne freghiamo o siamo insensibili al dolore, no. Noi siamo vicini al dolore, ma non siamo nella disperazione. Quello no. Siamo vicini, il vento soffia, ci stringiamo, ma non parliamo mai male dell'altro, non ci lamentiamo mai, facciamo uno spazio di ascolto, cerchiamo di sostenere tutti. Questa è la strada che ci invita a fare Dio in questo periodo. Capite che se facciamo così, allora è come se con una rete teniamo su tutti. E voi dite, ma siamo pochi. Certo che siamo pochi. Certo. Ma non vi siete mai chiesti perché Gesù a un certo punto dice, noi siamo la piccola vigna. Siamo pochi, sapete? È come il lievito nella pasta. Sono pochi grammi, però lievita tutta la pasta. Noi siamo pochi. Scassati, brutti, ma con la potenza di Dio. Lui fa i miracoli, ve lo garantisco.
Guardate, l'ho sperimentato mille volte, perché lo diceva Madre Teresa di Calcutta, non Ezio Aceti, Madre Teresa di Calcutta. Fa molto più rumore una pianta che cade che una foresta che cresce. La luce, il bene, sembra che non ci sia, ma una forza enorme, una forza enorme. Noi pensiamo ancora che sia più forte il male, perché siamo caduti nelle trappole della D'Urso, De Filippi, Clerici, Bonolis, tutta gente che... Siamo caduti in queste trappole qua, del 90% dei politici, lo dico da psicologo, che sono tutti immaturi, non hanno luce. Allora siamo esasperati da questo. Ecco, facciamolo. Facciamolo, e non importa se sbagliamo, non importa, Gesù non sa che farsene di cristiani che non sbagliano mai, di cristiani perfetti, non gli piacciono neanche. Lui vuole dei cristiani umani come noi, che gli stanno dietro. Se facciamo così, allora la luce traspare nonostante tutte le nostre fatiche. Ecco carissimi, vi ho detto quello che ho in cuore. Sono passati 45 minuti, io dovevo stare nei 45 minuti, questo mi ero prefissato. Bene, non ho parlato di tante cose, però magari adesso lasciamo un po' di spazio per le chat e per il dibattito. Bene, tocca a voi. Ecco Don Andrea, mentre arrivano le chat, perché tu sei un pretino timido, ma io ti sveglio fuori un pochino. Prima te la faccio io una domanda a te, caro Don Andrea, cioè no, come facciamo qua? Di quello che pensi. Penso che ci vuole coraggio nel parlare, nell'ascoltare. E poi bisogna vivere, nel senso, tante volte io mi dico, vabbè, che magari a volte esagero nel dire alcune cose, sì, forse un po' sono timido, ma magari... A volte, cioè, un mio amico prete, quando ci spiegava in seminario, ogni tanto diceva, bocca mia, stati zitta. E quindi e io a volte me lo dico in testa, però poi me lo dico dopo aver detto. E quindi, ecco. Voglio dire una roba su questo. Quel prete lì che ti ha fatto il seminario probabilmente aveva dei problemi anche lui. Spiego. Vedete... Tutto quello che ho detto si può risolvere con la parola, col linguaggio. Provate a pensare, carissimi, il 90% della nostra vita è fatta di parole, è fatta di linguaggio. L'insegnante che insegna, le suore che parla, di parole. Bene. Come dovrebbe essere il nostro modo di parlare? È semplice. Solo che i preti non sono capaci di spiegarvelo perché sono uno peggio dell'altro. Come dovrebbe essere? Io mi sono sempre chiesto perché nel Vangelo di Giovanni c'era scritto che Gesù era il Verbo, era la parola. Bene, è arrivato il tempo dove noi dobbiamo imparare a parlare in un modo trinitario. E smettiamola di dire un conto è il parlare, un conto è il vivere. Basta con queste stupidate qua. Perché noi con le parole possiamo fare le guerre, ma con le parole possiamo fare i miracoli. Lo strumento principale che l'essere umano ha è la parola, è il linguaggio. Gli animali non parlano, gli animali non hanno intelligenza. Questo non vuol dire che non si possono rispettare, ci mancherebbe. Però noi siamo diversi. Dio ci ha dato questo discorso. E come dovrebbe essere il modo di parlare nostro? È semplice. Il problema è che non siamo abituati, vi dirò io adesso come. Abituatevi fra di voi. E vi garantisco che le vostre relazioni cambiano da così a così. Perché se il nostro linguaggio è trinitario, noi facciamo un ciak con la pedagogia moderna, facciamo un ciak con tutta la psicologia umanistica, facciamo un ciak con tutte le scienze moderne. Ve lo garantisco da studioso. Vi spiego come. Com'è fatta la Trinità? C'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ce l'hanno insegnato tutti o no? Benissimo. Il nostro modo di parlare deve avere tre concetti.
E se voi vi abituate ogni volta che parlate fra di voi a usare questi tre concetti, voi non sbaglierete mai. Voi avrete la garanzia matematica che il vostro rapporto è straordinario, è pedagogicamente corretto. Facciamo degli esempi pratici, concreti. Ammettiamo che vostro figlio abbia fatto una cosa bella. Voi cosa gli dite? Bravo! No! Noi ci fermiamo sempre a una piccola parte. No! Perché i nostri genitori ci hanno educato in un modo sbagliato, i vecchietti hanno cannato tutto. Altro che era meglio l'educazione di una volta, non abbiamo capito niente. La prima parte. Fate quello che Dio fa con voi. L'empatia. Scusate, posso farvi una domanda? Quando tu fai la... Sto parlando dei credenti, stasera sto facendo una conversazione con credenti. Quando voi fate la comunione e chiudete gli occhi e vi raccogliete dentro, che cos'è che sentite? Sentite un calore, qualcuno che è lì con voi o no? Che vi vuole bene? Questa è l'empatia. Dio lo fa con ciascuno di noi, sapete? Come fate a farlo voi con quello lì? Tuo figlio ha fatto qualcosa di bello? Bene, la prima roba. Bravo, sono contento che hai fatto questo. Dovete abituarvi a comunicare quello che avete dentro. Dentro. La seconda parte di quello che gli dite, il figlio, che è la verità. Sono contento che hai fatto questo. Bravo, hai fatto così. E la terza parte, il sostegno, che è lo Spirito Santo. Sono sicuro che tu la volta prossima farai ancora questo e farai ancora meglio. Questo tu è miracoloso. Perché noi non ci renderemo conto di che cos'è questo tu. Bene, prendiamo l'esempio dove invece mio figlio ha sbagliato. Ok? Ha fatto uno sbaglio. Guardate cosa fa la televisione, condanna, addosso, stupido, tuttora, fogna. Oppure siete ancora convinti che bisogna punire, se c'è un prete che vi dice che il castigo funziona, guardate, castigate lui, scorticatelo vivo, se trovate ancora un pedagogista che vi dice questo. Con la punizione non serve a niente, fatelo, nessuno ve lo impedisce, fatelo. Ma i vostri figli non vi capiscono. È il padre Livio di turno che ci presenta un Dio che castiga, ancora dalle punizioni. Addirittura ci avevano insegnato una volta che se tu non vuoi bene, Gesù ti castiga. Se il bambino non fa l'atto d'amore, Gesù gli vuole male. Per fortuna sono cambiati questi tempi. Mio figlio ha fatto qualcosa che non va bene. Bene, la prima parte è sempre di empatia. Mi spiace che hai fatto questo, perché vi spiego. Ammettiamo, faccio un esempio, perché vi voglio bene. Ammettiamo che voi facciate un peccato mortale, un peccato, un grosso peccato. Che cosa fa Dio con voi? Ti fa sentire in colpa o no? Ti fa sentire che l'hai tradito, ma non lo fa perché lui vuol punirti. Lo fa perché tu recuperi. E poi tu che vuoi bene a Dio, ti dispiace questo, no? Ma scusate. Se voi volete bene a vostri figli e i vostri figli vogliono bene a voi e uno viene e tu gli dici guarda mi spiace, beh vostro figlio ci pensa, non stupido cosa hai fatto, no, mi spiace che hai fatto quella roba lì. Seconda parte, il figlio, gli dovete dire lo sbaglio, hai sbagliato qui. Ma la terza parte, fate il contrario di quello che vi dice il mondo, perché noi siamo ancora atei, sapete, noi non ci siamo ancora convertiti all'amore, noi non crediamo che l'amore è il vero miracolo. Gli dite, sono sicuro che tu, la mamma deve usare la parola tu da quando il bambino un giorno, ma le mamme non sono capaci, le mamme sono un disastro, i mariti quelli poi sono un optional, sono sicuro che tu la volta prossima farai meglio. Sapete che cosa fa questo tu? Fa l'unica cosa che conta, che la pedagogia dice, costringe il figlio a entrare dentro di sé e a pescare da sé le capacità di migliorare. Perché vedete, se voi lo punite, Dio non entra in sé, rimane arrabbiato con voi, anche se avete ragione, perché l'avete umiliato.
ma non siamo capaci di fare questo. Pensiamo ancora se l'è meritata. Ma abbiamo ancora una mentalità pagana, sapete? Quindi mi sembra che lo strumento che abbiamo in questo periodo è la parola. E che non siamo abituati, impariamo a parlare così. Qualcun altro, se no io non finisco più e poi vi stacco. Vediamo se c'è qualcuno ancora che vuole dire qualcosa. Anche chi non è d'accordo, non preoccupatevi, intanto io vi voglio un sacco di bene. Prego, tolga il... Ecco, prego. Ma diciamo che tutto quello che lei ha letto è veramente sacrosanto, insomma, è la verità. Però è anche vero che non è così facile poi da attuare. Ci credo moltissimo in quello che lei ha detto, che noi siamo in pochi perché non sappiamo più sorridere, perché non sappiamo essere persone gioiose. E questo è un grosso limite che abbiamo. Ma forse la gioia non l'abbiamo perché non abbiamo, cioè dentro lui c'è, ma di fatto non lo facciamo vedere. La ringrazio molto, suora, di questa sua cosa. Io penso questo. C'era un teologo, si chiamava un antropologo, teologo antropologo, Teilhard de Chardin, che lui diceva questa roba, che la creazione non è ancora tutta completa. Addirittura Don Alberto Maggi dice che nella Genesi, la Genesi più che una roba che è successa, è una profezia, è il futuro. Cioè c'è tutto un modo completamente diverso che stiamo scoprendo anche nello studiare la Bibbia. Seconda cosa, se non è ancora, se siamo ancora in creazione, in fondazione, anche il cristianesimo lo stiamo ancora imparando. Abbiamo utilizzato la Chiesa, da quando è diventata religione di Stato, ha usato il cristianesimo imponendo delle regole, delle norme, soprattutto sulla sessualità ne ha fatte di cotte e di crude. Sembrava solo che il problema principale del cristianesimo fosse la parte sessuale. Da Sant'Agostino in avanti, con tutte queste robe qua, siamo andati avanti. Addirittura Papa Francesco dice: ma chi sono io per dire se quello lì è un gay? Questo l'ha detto Papa Francesco, non Ezio Aceti, ribaltando tutto. Secondo me il 90% della morale sessuale non gliene frega niente, abbiamo le armi spuntate. Un esempio, cari sacerdoti, non avete più nessuna coppia che si sposa vergine, o una o due. Sono tutti stupidi? Sono tutti, tutti così? Allora, con questo non vuol dire che la verginità non sia importante, che la castità non sia importante, ma vuol dire che dobbiamo rivisitarla col cuore dell'oggi. Vedete, il Vaticano II cosa ha fatto? Ha detto alla Chiesa, il Vaticano II ci dice una roba, che la verità è sempre quella, ci mancherebbe, Dio è sempre quello, ma che il mondo ci dice come darlo Dio. Invece la Chiesa è sempre stata un po' autoreferente, sono gli altri che devono adeguarsi a noi, siamo noi che dobbiamo adeguarci ai precetti, cioè con tutto questo dolorismo, la croce, tutte queste robe qua. Non voglio banalizzare, io sono vicino a ciascuno di voi. Allora che cosa ci dice Gesù? Che lui è in noi, sin dalla nascita, che se voglio insegnare a un bambino il cristianesimo, non vado solo a insegnargli il Padre Nostro e l'Ave Maria, ma gli insegno come lui può avere un rapporto personale con Gesù dentro di lui. A 5 anni può averlo. Noi non abbiamo ancora questa roba. E allora di che cosa mi servo? Del mondo, certo. Della pedagogia, certo. Perché Gesù vuole che noi seguiamo tutta la scienza. Poi lui, è lui la verità, certo. Ci vuole un ciak fra l'uomo e Dio, fra il mondo e Dio. Invece ancora li vogliamo mettere uno contro l'altro. Ecco perché facciamo fatica. Ma se noi avessimo 24 ore su 24 il rapporto personale con lo Spirito Santo, sarebbe diversa. Lei potrebbe dirmi, ma Aceti, come fai a dire ste robe? Sapete chi gli ha detto questo? Non io. San Serafino di Sarov, santo ortodosso, che dice, parole sue, eh? Lo scopo del cristiano è acquisire lo Spirito Santo. Siamo 1700 qualcosa, ma noi non ce l'hanno ancora fatto così. Quello che io vorrei dire, bisogna tirarlo pratico, Dio. Non è complicato e abbiamo paura che questa sia una roba così.
ma qui apriremo tutto un altro fronte. Però nella pandemia, se noi facciamo, ci sforziamo, guardate, non di fare questo, il mondo ha sete di noi. Ma scusate, avete visto qualche volta tutto quello che succede in televisione? Ditemi quali sono, e io lo posso certificare, le uniche trasmissioni che ti danno un po' di luce. Se tu gli togli la sua immagine, dove sta Bianchè, mi invita qualche volta, nella sua immagine c'è qualche tentativo, no? Qualche cosa in Sa 2000, ma nel 90%, tutti i talk show invitano apposta gli ospiti uno contro l'altro per fare bagarre. Non è mica così? Non è mica così? Cioè cadono nella trappola che fa più cagnara la pianta che crolla. E la gente che cosa fa? Rimane depressa, perché dopo che mi siete visti una volta, quello lì poi è perverso, quello della trasmissione, il coro, avete visto quella roba lì? Vieni via che ti smonti, sei scoraggiato. E la speranza del cristiano? Allora, se non lo facciamo noi, chi lo fa? E guardate, voi tutti lo potete fare, io ne sono convinto. Perché sapete perché? Perché Gesù capisce niente. Ha scelto i più scassati, non è venuto a prendere i bravi, ha preso noi, ha preso me, ha preso Don Alberto. Immaginatevi Don Claudio, che quello poi è più perverso di tutti, Don Alberto non ne parliamo, nel senso bello del termine. Ha preso i più scassati, però questo è piaciuto a Dio. Ecco perché non importa i talenti, uniamoci in questa schiera che dà luce.